conquistare quello che Dio aveva già promesso. E noi sappiamo che quando Dio promette qualcosa, è nostra, ci appartiene, è un dono di Dio, ma siamo chiamati per fede ad andarla a prendere, a conquistarla. Ma se c'è dubbio, se c'è scetticismo, se c'è inappetenza della parola di Dio, se c'è confusione nel nostro cuore, beh, allora inizieremo a dire: non vedo nient'altro che il male, non vedo niente di buono, non vedo cosa possa Dio fare nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia casa. Ma perché Dio opera in base a quello che noi riusciamo a comprendere e a vedere? È questo che ci insegna la parola di Dio? O la parola di Dio ci rivela un Dio onnipotente che fa quello che vuole? Qualcuno lo definisce il Dio indomabile, colui che fa tutto quello che vuole, nessuno lo può fermare. Egli è l'onnipotente, egli va al di là di cosa noi possiamo pensare e immaginare. Non riduciamoci a raccogliere le opere infruttuose della carne per soddisfare la nostra vita, per la paura del futuro, per le incertezze del nostro cuore. Piuttosto andiamo umilmente al Signore a dire: Signore, metti fede nel mio cuore. Io so che tu provvederai sempre per me. Io so che tu ti prenderai cura di me. Io so che nelle mie battaglie, nelle mie avversità, oh, io non sono chiamato ad odiare, ad usare vendetta e a disporre di tutto ciò che ho dal punto di vista naturale in mano da disporre per attaccare. Usiamo la preghiera. Andiamo al Signore. Gli uomini di fede, le donne di fede praticano la giustizia.